vigoroso rialzo per il petrolio, che archivia la settimana sopravanzando i valori della scorsa ottava del 6,63%. La tendenza di breve del petrolio è in rafforzamento con area di resistenza vista a 60,16, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,97. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 63,35. Ottima performance per la benzina verde, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,59%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,676, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,591. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 1,76. Protagonista il future sul natural gas, che ha chiuso la settimana con un rialzo dell'1,60%. Analizzando lo scenario del future sul natural gas si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,295. Prima resistenza 2,407. Ribasso scomposto per il grano, che archivia la settimana con una perdita secca del 3,24%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del grano. Tuttavia, l'esame della curva a breve evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 540,33. Settimana negativa per il mais, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,94%. Lo scenario di breve periodo del grano turco evidenzia un declino dei corsi verso area 363,5 con prima area di resistenza vista a 371,5. Affonda sul mercato il riso grezzo, che a fine settimana soffre con un calo dell'1,56%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 12,43. Debole la settimana per l'oro che, a fine settimana, porta a casa un calo dello 0,24%. Analizzando lo scenario dell'oro si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1454,27. Prima resistenza a 1471,54.